del 1210. Perfetto. Ma quello che c'è di là è quello del 1210 o è stato proprio completamente ricostruito? 1684. Quindi è stato completamente ricostruito quando è caduto il campanile? Il campanile del 1640. Ah, ok. Comunque va bene, però vuoi sapere la storia della cappella? Sì, sì. A monte, diciamo. Sì. Va bene, allora, posso parlare? Prego, io sto già registrando. Va bene, bisogna... Per sapere, ritornare alle origini di questa cappella, bisogna risalire molto là nel tempo, bisogna risalire all'anno 1000, quando qui, in questa zona, eravamo fuori dalle mura della città, dove passano le tram di Via Larga, c'erano le mura della città che aveva 200.000 abitanti. C'è ancora qualche resto delle mura? Ci sono le purtroppo non c'è più niente di queste mura. Comunque era importante qui fuori costruire gli ospedali, perché dopo che Barbarossa aveva raso dal suolo la città e aveva scorporato tutti gli abitanti, sono rientrati in massa dopo che Barbarossa era stato sconfitto e la città si è trovata con 200.000 abitanti e senza assolutamente servizi, perché era stata rasa al suolo, c'erano solo i rimasti gli edifici religiosi. Perciò in compenso c'erano molte epidemie, molte malattie, e allora ha pensato, fuori dalle mura c'era uno spazio aperto chiamato Virginio e Brolo, e ha pensato di costruire qua molti ospedali, e ogni ospedale aveva un proprio cimitero. Inoltre in questo spazio aperto preesistevano solo due chiese, Santo Stefano del 433 e San Nazaro del 382, una delle quattro chiese che ha fatto Sant'Ambrogio, delle quattro basiliche, della Basilica Apostolorum, anche quella con il suo grande cimitero. Però c'erano due grandi cimiteri, tanti piccoli cimiteri di questi ospedali. La morte era molto vicina, praticamente, e i religiosi dell'ospedale del Brolo, che era sulla piazzetta di Santo Stefano, allora hanno pensato nel 1910 di fare una piccola cappella con le ossa raccolte da questi cimiteri, di gente deceduta negli ospedali, in modo che la gente passava, quindi il vicolo dove c'era l'ingresso della questa cappella, che non era come la chiesa ora chiaramente, ma era una piccola cappella, passavano, pregavano i morti perché loro abbiano la pace e ci proteggano. E questa prima cappella è fatta nel 1210, è entrata nel culto popolare e ha continuato a raccogliere delle ossa, tra l'altro per 400 anni. Tra l'altro, la prima cappella è gestita dai religiosi dell'ospedale che l'aveva fondata, però era talmente grosso il culto, talmente tanta gente che veniva, non riuscivano più a controllarlo, e nel 1340 sono subentrati i disciplini, che erano confraterni di laici francescani, che erano vicini in tutti i luoghi dove c'erano i morti o i morituri, diciamo. Perciò praticamente questa chiesa dal 1340 era gestita dai disciplini. Nel corso è stata rimaneggiata, chiaramente piano piano era stata ricostruita, ha avuto anche un incendio, ma il dramma è stato nel 1640, quando è crollato il campanile di Santo Stefano, che ha demolito la chiesa. Campanile, è vera quella storia che quando è crollato il campanile, sì, è stato trovato il prete, sì, infatti, sotto il campanile con una lettera che diceva, destinava qualche soldo perché bisogna sistemarlo. È un particolare, perché combinazione, questo prete andava in giro a raccogliere le ossa per il restauro della chiesa, no? E del campanile che era in previsione di crollo. E combinazione è passato proprio sotto di lì e crollato il campanile e lui ci è rimasto sotto. Perciò è un particolare di questo. Comunque subito sono allora i disciplini si sono rimessi a fare prima di tutto la cappella, perché tra l'altro la cappella allora dai disciplini era stata affiancata da una piccola chiesetta, che sarebbe questa piccola chiesetta che fa parte dell'atrio della chiesa grande. Sì. E praticamente hanno costruito prima la cappella. La chiesetta è questa. La cappella. Quindi questa hanno costruito questa piccola cappelletta. Poi non c'era un tempo, non bastava più, allora fanno la cappella che vedete qua nel 1754, che tra l'altro è molto diversa dalla cappella, perché la cappella è, se uno ci pensa al pensiero della morte, all'oscurità della morte, ne esce un po' scioccato, però arriva di qua, vedete questa grande chiesa con tanta luce ed ora diciamo a un momento così di sollievo, tant'è vero che in questa chiesa qua ci sono la cupola con delle grandi finestre, prendere tanta luce, che è difficile che nelle cupole ci siano delle finestre. Tornando alla cappella, la cappella è stata rifatta, perciò nel 1640 è crollata, nel corso degli anni quasi subito ha messo di farla e nel 1684 era finita così come la vediamo ora, compreso l'affresco.
La cappella è stata fatta nel 1684, risente molto del periodo della dominazione spagnola, e infatti lo stile è barocco, rococò. La Madonna che c'è sull'altare è la Virgine della Soledad, la Madonna Dolorata, che c'è nelle chiese spagnole, in qualche chiesa del meridione dove sono soggiornati gli spagnoli a lungo. E poi era il periodo di strascico della riforma protestante. Quella cappella qua è importante perché rappresenta un momento classico, un edificio della controriforma, nel senso che rappresenta il trionfo sulla morte, la risurrezione, che per noi cattolici è molto importante. Infatti si vede al piano c'è la morte, poi ci sono due grandi croci coi teschi, Cristo è morto sulla croce, e su nell'affresco ci sono gli angeli che portano le anime della gloria. Andiamo a vederlo. Sì.